Benvenuti pinguini, oggi riprendiamo con la storia dell'intelligenza artificiale, ma prima di cominciare vediamo dove siamo arrivati settimana scorsa. Sempre nel 1986 il tedesco Ernst Dieckmans presentò presso l'università Bundeswehr di Monaco il primo veicolo a guida autonoma, che era capace di guidare fino a 90 km all'ora in una strada vuota. Mettete questa cosa in stand by perché ci tornerà utile, perché dall'87 al 93 c'è stata un altro inverno dell'intelligenza artificiale. Pochi soldi, poca ricerca. Nonostante i pochi soldi, qualcuno comunque continuò a sviluppare roba inerente all'intelligenza artificiale. All'inizio degli anni 90, Gary Tesauro presentò TD Gammon. Sembra il nome di un prosciutto. Vabbè. Un programma che utilizzava l'apprendimento per rinforzo, o più semplicemente il reinforcement learning, per giocare a backgammon. E giocava talmente bene che arrivava al livello dei campioni. E questo programma TD Gammon dimostrò che il reinforcement learning era cool, funzionava. Nel 94 le due auto, Bump e Vida 2, sempre del nostro amico di cui parlavo poco fa, Ernst Dieckmans, percorsero migliaia di chilometri nella zona di Parigi in un'autostrada con una velocità di punta fino a 130 km all'ora. E l'autostrada non era vuota, c'era del traffico. Quindi vedete che cose di cui ancora oggi se ne parla, tipo i veicoli a guida autonoma, già 30 anni fa si faceva ricerca. Negli anni 90 si svilupparono altre tecnologie, sia nell'ambito della guida autonoma, ma anche per giocare ai giochi da tavolo. Ora vorrei precisare che un programma che gioca ai giochi da tavolo non è da sottovalutare, perché questi giochi pongono delle difficoltà e delle sfide che poi la loro risoluzione possono essere utilizzate in altri ambiti. Quindi è una cosa da non sottovalutare. Ma un'altra svolta significativa nell'ambito dell'intelligenza artificiale arriva nel 98. C'era questo ricercatore francese che era negli Stati Uniti, di nome Yann LeCun, che da anni lavorava ad un problema, l'apparenza molto semplice, ma per l'epoca era molto difficile. Lui non voleva fare altro che riconoscere cifre scritte a mano. Ci lavorò per anni a questo problema, presentando algoritmi sempre più potenti, quando nel 98 presentò la prima rete neurale convoluzionale. Non voglio entrare nei tecnicismi, l'operazione di convoluzione è un'operazione che viene utilizzata nell'ambito dell'analisi delle immagini. E quindi avere una rete neurale che sfrutta questa operazione per analizzare le immagini, lui ha detto: wow, finalmente ho risolto il mio problema. E infatti è quello che accade. Soprattutto per il fatto che in quel giorno è nato quello che oggi chiamiamo deep learning, ovvero apprendimento profondo. Io continuo a chiamarlo deep learning. La rete presentata da Yann LeCun è passata alla storia come la Net 5. E secondo voi quale algoritmo veniva utilizzato per addestrare la rete a riconoscere le immagini? Se non lo sapete è perché non siete stati attenti. L'algoritmo di backpropagation, vedete, quell'algoritmo è stato fondamentale. Tuttavia, il deep learning non scoppiò come ci si aspettava. Funzionava. E quindi se funzionava, perché non se l'è cagato nessuno? Semplice, non se l'è cagato nessuno perché richiedeva un enorme sforzo computazionale. Richiedeva risorse che non tutti i laboratori di ricerca avevano. Cioè, parliamo del 98, quando c'era ancora Windows 98. Che faceva così. E quindi, poiché richiedeva tanto tempo a queste reti per essere addestrate, diciamo che sono stato un po' nell'ombra. È rimasto nell'ombra per circa un decennio. Però le cose nell'ambito dell'intelligenza artificiale continuano ad evolvere. Infatti, negli anni 2000, l'intelligenza artificiale iniziò a essere talmente matura che iniziò a essere utilizzata in ambito industriale e anche in ambito commerciale. Infatti, nel 2002, vennero introdotti i primi aspirapolvere robot. Ora sfido chiunque di voi che mi dice che non ce l'ha in casa. Io ce l'ho. Vedete? Questi robot utilizzavano l'intelligenza artificiale per evitare gli ostacoli. Furono introdotti all'inizio dall'azienda iRobot e poi adesso tutte le aziende hanno la propria versione di robot spazzacoso di casa. Nel 2004 la NASA manda su Marte due rover, Spirit e Opportunity, che erano capaci di guidare autonomamente e hanno infatti esplorato il pianeta rosso per diversi anni. Nel 2005 la Honda presenta Asimo, il primo robot umanoide che utilizzava l'intelligenza artificiale, anche se ogni tanto faceva pasticci come questo che vede qua a schermo. E adesso siamo nel 2007, in cui arrivò un'ennesima svolta. E questa svolta giunse dal lato hardware. Nel 2007 Nvidia, sì, quella delle schede video, introdusse CUDA,
CUDA è una tecnologia sia software che hardware che permette di utilizzare schede video per eseguire dei calcoli scientifici. Io ci ho fatto un video dedicato, lo trovate qui sopra, è stato uno dei miei primi video del canale, magari non sarà bellissimo, però andatevelo a recuperare. Per farla breve, le GPU sono progettate per eseguire la stessa medesima operazione su una svagonata di dati. E le reti neurali è quello che fanno, eseguono la stessa operazione del tipo questa che vede qua a schermo, o quella di convoluzione, su una sfraccata di dati. E infatti CUDA ha fatto decollare l'idea di quasi 10 anni prima di Yann LeCun, che introduceva la prima rete neurale convoluzionale. Quindi quando è stato risolto il problema hardware, boom, deep learning è scoppiato. Ora, non so quanti di voi hanno mai giocato con la Kinect. Fu introdotta da Microsoft, se non ricordo male, nel 2010. Cosa che fa la Kinect con questo video sull'intelligenza artificiale? Semplice. La Kinect è uno strumento che praticamente riconosce il corpo umano. Tuttavia, per riconoscere ogni singola parte del corpo umano, utilizza l'intelligenza artificiale. Quindi vedete che già l'intelligenza artificiale negli anni 2000 iniziava a essere tutto intorno a noi. E infatti dal 2011 in poi aziende come Apple, Google e Microsoft iniziarono a rilasciare i loro assistenti digitali vocali tipo Siri, Cortana, quello di Google, Google Now. Per non parlare che pochi anni dopo arrivò Alexa di Amazon. Vi ricordate quando vi dicevo che l'intelligenza artificiale veniva utilizzata per giocare ai giochi da tavolo? Questa cosa c'è sempre stata e infatti nel 2017 Google DeepMind, DeepMind è un'azienda che si occupa di intelligenza artificiale che appartiene a Google, sviluppò AlphaGo. AlphaGo è una rete neurale di quelle fighe che gioca a Go. Go è un gioco da tavolo che io non conosco le regole, non ci ho mai giocato, però quello che rende Go diverso dagli scacchi è che ad ogni mossa il numero possibile di mosse che un giocatore può fare è molto superiore a quello che sia negli scacchi o nella dama. La mossa migliore da fare si trova in un insieme più grande rispetto a quello che si fa negli scacchi. E quindi questo lo rende uno dei giochi da tavolo più difficili da risolvere mediante un algoritmo di intelligenza artificiale. Ovviamente AlphaGo risultò essere decisamente migliore rispetto ad altri programmi di intelligenza artificiale che giocavano lo stesso gioco. E infatti AlphaGo si sfidò con i campioni dei campioni di Go. E infatti AlphaGo si sfidò con Fan Hui, vincendo 5 partite su 5. Successivamente si sfidò con Lee Sedol, vincendo 4 partite su 5. E quello che accade dopo nell'ambito dell'intelligenza artificiale è storia. Ci abbiamo, come dicevo poco fa, Alexa. Ci abbiamo YouTube, che quando io metto un video mi genera automaticamente i sottotitoli. E ovviamente ci abbiamo ChatGPT, in cui ne ho parlato in tutti questi video che vedete qua a schermo. Lo so che questo video è stato molto lungo, ma penso che ne valeva la pena. E mi rendo anche conto di non aver parlato di molte cose, tipo che negli anni sono stati sviluppati linguaggi di programmazione solo per eseguire roba di intelligenza artificiale. Il motivo per cui non ne ho parlato è perché tutt'oggi si utilizza Deep Learning a GoGo, che è su Python. Quindi, poiché le reti neurali moderne hanno performance decisamente superiori a tutto quello che veniva fatto con l'intelligenza artificiale classica. E quindi, pinguini, io vi ringrazio come al solito per la vostra attenzione. Prima di mandarvi gli altri video che porto su questo canale, scrivetemi nei commenti se volete che io faccia un approfondimento su una parte particolare dell'intelligenza artificiale. E quindi, grazie ancora per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao, Kimo.